Abbiamo qui con noi Luca Mazzone, campione di paraciclismo e vincitore di due ori e un argento alle ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro. Ciao Luca. Ciao a tutti. Abbiamo una serie di domande. In seguito a quel tuffo che ti ha cambiato la vita, da dove è nato il desiderio di dedicarti allo sport agonistico? Allora, c'è da dire che prima dell'incidente che ho avuto nel 90, facevo una serie di attività sportive, tra cui calcio, palestra, ciclismo e anche ping pong, giusto per... non stavo mai fermo praticamente. Ma lo facevo soprattutto, tranne la parentesi del calcio, quando ero giovanissimo, a livello agonistico, questa parentesi, però lo facevo a livello di fitness, per stare bene soprattutto, per curare un po' il corpo. Dopo l'incidente, comunque, lo sport mi ha aiutato a reagire come quando nello sport per ottenere dei risultati, quindi la forma fisica devi avere degli stimoli, ti devi impegnare, così ho affrontato la fisioterapia dopo l'incidente. Dopo la parentesi della fisioterapia ho ricominciato di nuovo a praticare sport per stare bene in salute e mi sono dedicato soprattutto al nuoto e lì ho incontrato un'associazione che praticamente mi aveva, è bello dirlo, ma purtroppo è così la realtà, diciamo, mi prometteva di nuotare gratis se facevo parte della loro, diciamo, Della associazione. squadra. Quindi è iniziato un po' così per gioco, poi da lì mi sono accorto che mi piaceva perché mi dava stimolo per continuare ad allenarmi A anche, continuare. e quindi poi sono venute le soddisfazioni agonistiche che, come dire, davano pari dignità. Io pensavo che non si potesse fare sport a livello agonistico, invece ho scoperto questa bella realtà che era lo sport agonistico anche per i disabili e mi è piaciuto tantissimo confrontarmi con altri ragazzi con la mia stessa tipologia di handicap e girare il mondo, conoscere tanta gente, vedere realtà diverse. Quindi è stata una cosa bellissima praticare a Questa livello squadra. agonistico. Ma quali difficoltà hai incontrato agli esordi? E ora soprattutto che sei vincitore di 12 medaglie iridate e 5 ai giochi, tra nuoto e ciclismo, quali sono state le difficoltà che hai tuttora? Guarda, le difficoltà di iniziare soprattutto, perché prima nel nuoto, perché nessuno voleva darmi la corsia, dovevo comunque chiedere sempre a mani, come dire, in preghiera la corsia per avere una corsia. Poi nel paraciclismo, sempre all'inizio, i fondi per reperire, diciamo, i fondi per comprarmi le bici perché Sono molto sono costose. molto costose. Poi comunque vanno sempre, man mano che passano gli anni si evolvono sempre, quindi devi stare al passo con gli avversari che provengono da tutto il mondo. E queste sono principalmente le difficoltà che grazie ai miei amici sponsor ho sopperito. Voglio fare un piccolo, come dire, piccola Inciso. polemica, inciso che noi chi è disabile INPS ha comunque queste difficoltà, chi altri disabili, quelli INAIL, hanno tutto su un piatto d'argento, ben venga loro, però diciamo si dovrebbero trovare delle soluzioni per far sì che anche i ragazzi che sono disabili, invalidi civili in questo senso, abbiano queste opportunità, gli venga concesso di iniziare lo sport che fa bene sia al fisico ma anche a livello mentale, perché un disabile, diciamo, che sta sempre rinchiuso in casa, voglio dire, non è bello, alla fine il cervello va in corto, quindi avendo questa, come dire, questo impegno, questa, attività fa bene anche a livello mentale. Certo. L'abbraccio con Zanardi e Podestà dopo l'oro vinto a Rio 2016 ha fatto emozionare tutti gli spettatori, sia appassionati che non appassionati del vostro sport. Cosa hai provato in quegli attimi? Ah, era l'adrenalina dopo la gara era al 1000%. Quell'abbraccio è stato un po' la metafora dello sport dei disabili, un po' la nostra, come dire, la nostra amicizia. Siamo diventati tutti un corpo, cioè vuol dire che
lo sport unisce, da, come dire, socializza, e questo è il messaggio, la metafora di quell'abbraccio. Secondo me lo sport, come ho detto prima, fa bene alla mente, fa bene al corpo, ma socializza, fa diventare tutti fratelli. Quali sono i tuoi obiettivi futuri? Ma è quelli di conservare le 3 maglie di campione del mondo in Sudafrica. Ci sono, come dire, gli avversari che me ne vogliono strappare di dosso letteralmente, certo. Quindi si è visto la medaglia d'argento in quel di Rio, l'americano, gli americani, ci sono altri tanti ragazzi, che tanti atleti che vogliono quindi riconfermare queste 3 maglie nel mondiale a Rio nel 2017. Te lo auguriamo. Scusami, nel mondiale in Sudafrica. Adesso che sei diventato un'icona per il mondo, sia dei diversamente abili che non, qual è il messaggio che vorresti trasmettere a tutti noi? Ti ringrazio per questa, che sono diventato un'icona, però non mi reputo tale. Comunque il messaggio che voglio mandare ai ragazzi che si trovano nella stessa mia condizione, ma anche, voglio andare oltre, anche ai ragazzi adolescenti che si stanno trovando in un periodo non troppo bello qui in Italia di crisi economica, è quella di non voglio parlare direttamente, ma indirettamente quello che faccio, cioè di non abbattersi e di trovare sempre, di credere sempre in se stessi, di trovare sempre una cosa positiva, un obiettivo nella vita, e quando si ha un sogno di crederci fino in fondo. Ringraziamo Luca Mazzone e speriamo presto di vederti di nuovo sul podio. Grazie di cuore.